Ok, ci siamo quasi. Quando terminerà questo tramonto, nella mia routine giornaliera io entro in power zone. Se non sai cosa sono le power zone, beh, è una delle strategie di gestione del tempo e soprattutto di raggiungimento degli obiettivi più potente che puoi utilizzare nella tua carriera. Se non sai di cosa si tratta, te ne parlerò in questo video. Vieni con me e andiamo a lavorare. Ok, prima di iniziare a scrivere, chiaramente sarai incuriosito della parola power zone. Come hai visto nella mia routine da imprenditore digitale, io lavoro intensamente nelle power zone dopo il tramonto, proprio perché come persona lavoro meglio quando fuori c'è buio. Infatti ho scelto anche di fare questa carriera in cui ho molta flessibilità di lavoro, perché posso scegliere quando lavorare duro e quando invece lavorare con task differenti. Però vedrai che con questa tecnica, fino adesso, fino al dopo tramonto, io ho lavorato comunque, ho portato avanti delle task, ovvero delle attività importanti. Andiamo a vedere come funziona. Innanzitutto partiamo con la teoria. Come vedi qui nella mia agenda ho 6 attività per la giornata di oggi, che è venerdì 5 febbraio. Quindi queste 6 attività che ho pianificato nella giornata in realtà sono già scritte nella mia agenda il giorno prima. Ok? Il giorno prima. Perché te le sto facendo vedere adesso e perché non vedi una struttura come quella del giorno prima? Beh, perché la voglio fare con te dal vivo e spiegarti come funziona questa strategia di gestione del tempo. Allora, entriamo nel vivo di questo contenuto riguardante la conclusione della mia giornata da imprenditore digitale, della routine che porto avanti ogni giorno, e ti rivelo il mio più grande segreto, che è la gestione del tempo in power zone e soprattutto la possibilità di selezionare 6 attività, e ti ricordo che queste le ho scritte il giorno prima, quindi il 4 febbraio di sera ho scritto queste 6 attività, e il giorno dopo, cioè oggi 5, vado a scriverle. Idealmente lo devi fare la mattina, ma adesso voglio spiegarti esattamente come funziona. Lo sto facendo con te alla sera, quasi al termine della mia giornata lavorativa, perché voglio mostrarti come l'avrei fatto idealmente questa mattina. Allora, come hai visto, un'attività che abbiamo fatto insieme nei precedenti episodi della routine dell'imprenditore digitale Fabio Gallerani, qui in questa fascia 10-11 avevamo girare contenuti di routine. Quindi girare contenuti. Questo lo vado a scrivere qua, ma potenzialmente io ho girato contenuti sulla mia routine giornaliera, quindi posso inserirla anche in altri orari. Ho girato contenuti tra le 15 e le 16, quindi girare contenuti. E voglio che tu noti che quando riscrivo questa attività non significa che sono 2 attività, è la stessa che posso fare più volte durante la giornata. Dopodiché ho girato contenuti e alle ore 17, che erano le 14 italiane, sono andato a fare diretta Facebook. E ti voglio far notare che diretta Facebook era qui, quindi. Una volta che le scrivo nel piano della giornata, vado a fare un piccolo tick box, che in inglese vuol dire che vado a segnare una V o una X, perché significa che le ho scritte nel piano della giornata. Quindi girare contenuti, addirittura li sto girando adesso, quindi girare contenuti era anche qua tra le 18 e le 19, che adesso sono le 19, quindi sto terminando di girare contenuti. E poi ho formazione team vendite, questo lo faccio subito in questo video, lo vedrai in diretta, quindi formazione team. E dopodiché pianificazione strategica, che in realtà l'ho fatto nella pausa pranzo oggi e l'ho fatta insieme al mio socio Matteo, quindi pianificazione strategica. Ok, quindi pianificazione strategica, preparare lezione MG invece è l'ultima cosa. Ok, preparare lezione MG, che per i miei studenti io a volte nelle giornate devo preparare, appunto fare PowerPoint eccetera. E poi, come vedi, nelle 6 task abbiamo coordinare team MG. Coordinare team MG è qualcosa che io faccio praticamente tutto il giorno. Quindi parte la mattina e quando si tratta di un'attività che comunque fai in maniera intermittente in tutto il giorno, tu la puoi creare in questo modo. Tiri una riga dall'orario all'orario, comunque un'attività che
Come hai visto nei video precedenti, io faccio durante la giornata con il mio smartphone e normalmente lo faccio da remoto. Andiamo adesso al concetto di Power Zone. Cosa significa che io appunto dalle 18 in poi lavoro in maniera intensa nella Power Zone? Significa che quello che sto facendo adesso è sedermi nella mia scrivania e andare con il mio PC, che ti faccio entrare in inquadratura, accenderò il PC fra pochissimo e andrò a lavorare su queste task che necessitano la mia presenza in una power zone, cioè in una scrivania isolata, protetta, come se proprio stessi lavorando in ufficio. Chiaramente preparare lezione per Marketing Genius, formazione del team vendite, presuppone la mia presenza in un ambiente protetto. Quindi, come vedi, nella mia routine giornaliera io cerco di organizzarmi così anche per godere di una vita diversa da un normale imprenditore o comunque una persona che lavora in ufficio magari dalle 8 di mattina alle 5 di pomeriggio, e ho deciso di farlo proprio perché a me piace fare questo stile di vita. Come vedrai al termine di questo video, oggi concluderemo la giornata a mezzanotte, quindi inizio a lavorare più tardi ma comunque termino di lavorare tardi. È una scelta di vita, è un modo in cui io porto avanti la mia carriera e spero che ti possa aiutare. Però sicuramente la cosa più fondamentale che ti porti a casa da questo contenuto è organizzare la tua giornata in 6 attività da portare avanti e decidere la power zone, che per me oggi è appunto in questa fascia oraria, quindi se devo scriverla qui nell'agenda scrivo power, e come vedi dalle 18, cioè dalla fine del tramonto, dal tramonto in poi, io sono in power zone, quindi la porta è chiusa, nessuno entra in questo ufficio e io lavoro fino magari alle 11 a mezzanotte, chiaramente con la pausa cena, ma questo è il modo in cui lavoro. Ok, stiamo entrando adesso in una delle attività che abbiamo appena visto, che è quella della formazione del mio team. In realtà in una giornata del genere la formazione è del tutto opzionale, quindi oggi si presenteranno poche persone, ma non importa perché io cerco sempre di dare un occhio di riguardo ai miei venditori. Come sai, io sono un formatore nel mondo delle vendite, soprattutto nel mondo delle vendite digitali, dove non vedi realmente il tuo potenziale cliente, quindi devo sempre aiutare il mio team di vendita a potenziare le proprie capacità. Ti porto in questo meeting, in realtà questo è un training sul mindset, cioè nel modo in cui devi approcciare questo lavoro che, parliamoci chiaro, non è facile, è pieno di frustrazioni ma anche di tante gratificazioni, quindi se vuoi spiare nel mio meeting, beh, sei benvenuto. Quali sono le difficoltà che stiamo incontrando adesso con i nostri potenziali studenti di marketing? Tu Fabio cosa dici? C'è qualche feedback che vuoi dare? Cosa ne pensi tu Max? Che da lì si finisce la strategia anche ora. Bene, stiamo eseguendo l'arresto qui nel PC e che dire, è stata una giornata di routine. Questa serie di video che ho voluto preparare sulla routine dell'imprenditore digitale, in particolare su quello che faccio io ogni giorno, spero ti abbia ispirato. In questo momento sono le 23:50 di venerdì 5 febbraio 2021 e ti posso dire che sono stanco, ma avendo creato questa routine, seguendola da mesi se non da anni, posso dirti che sono soddisfatto della mia giornata. Infatti quest'ultima metodologia che ti ho spiegato ti permette di completare 6 task, 6 attività principali ogni giorno, arrivare a fine giornata soddisfatto, e come sai domani rinizierà un nuovo giorno e come hai visto nei precedenti video mi alzerò in un orario chiaramente non convenzionale, spenderò la mattina per curare il mio corpo, la mia energia e poi entrerò di nuovo nella routine di Fabio Gallerani. Questo video è dedicato a te se vuoi cambiare lavoro, cambiare vita e non sai realmente cosa ti aspetta. Ti aspetta una vita di sfide, ma allo stesso tempo di più libertà e soprattutto più possibilità di vivere una vita come la decidi tu. Quindi seguire orari di qualcuno che te li impone e magari riuscire a raggiungere realmente il livello di soddisfazione personale e professionale che meriti. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando iscriviti al canale e mi raccomando se vuoi creare una professione digitale di successo ti aspetto nei programmi di Marketing Genius. Per oggi è tutto, vado a dormire, ci vediamo presto. Ciao!